Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione global, perché, come potete vedere a schermo, è arrivato il nuovo capitolo. Quindi, arco 2, per meglio dire atto 2, capitolo 5, Will of the Hunters, dove abbiamo il rerun dell'evento di Locke, il nuovo personaggio reclutabile dal capitolo, ovvero Noelle, da Final Fantasy XIII parte seconda, e infine il principino Noctis che ritorna con, ovviamente ritorna nel banner soltanto con 15 e 35, dato che comunque è recentemente apparso all'interno del gioco con la sua ex. Poi, tantissime news, nuovo ovviamente livello 70 Crystal Awakening parte 3, dove appunto abbiamo il level cap per Ace, molto buono, Sera discreta, e poi Aerith, che è quella che mi convince meno. Potessi ritornare indietro, probabilmente neanche pullerei su di lei nel jump. Poi andiamo avanti. Ovviamente le gemme scontate, grazie appunto agli eventi che arrivano per la celebrazione di Halloween. Il costume di Noel che permette di ottenere il pacchetto da 9.000 gemme, incluso il costume. Queste sono tutte notizie che ovviamente sono nuove. Ecco, io avevo fatto nascondi, quindi quali altre sono queste notizie che ho saltato? Ah, niente, ok. Poi, Choco Missions. Cosa c'è? Ah, forse c'è la nuova Choco Board. Sì. Esatto, nuovo chocoboard a disposizione che ovviamente non farò mai. Altre news con ancora una volta il rerun del costume alternativo di Ace. Ecco, forse erano queste le notizie. Il banner, la presentazione del banner dove appunto andremo a pullare noi, ovviamente. La Start Dash Campaign, questo ok, questa c'è stata anche nel Giappone, ovvero un banner dove è possibile, ovviamente non è possibile accumulare i PT, diciamo i PT token, però si può pullare a oltranza ottenendo comunque una X tra tutti di questi personaggi, cioè tutte le X di questi personaggi sono incluse e sono incluse soltanto le loro 15, 35 ed X, quindi è un banner tecnicamente dove non si hanno off banner. Forse questo aspetta. Ah no, questo è lo shop. Ah no, lo Start Dash. Ah, ok, aspetta. Questo allora mi sa che è lo shop delle ex. Quindi hanno inserito effettivamente lo shop delle ex. Lo Start Dash Campaign, esatto. Ex Power Tokens can be used to exchange. Ah, ok. Qua viene spiegato che praticamente grazie alle quest che possiamo fare, possiamo ottenere una ex a scelta scambiando i 10 token. Questa è una cosa molto molto buona. Io molto probabilmente prenderò Lightning tra questi, dato che comunque gli altri li possiedo, almeno di personaggi interessanti. Il resto. E poi il banner, quello dedicato a tutti i player nuovi e anche i veterani, soltanto per una settimana, dove la prima pool, forse se non sbaglio, è gratuita addirittura. E poi ovviamente è possibile ottenere le armi di questi personaggi, 15, 35 ed X, solo esclusivamente di questi personaggi. Quindi, se riuscissi effettivamente a ottenere la X di Lightning da questo banner, con la free multi, ovviamente sarebbe una grandissima cosa. Poi tutte le cycle quest per due sono tutte cose che abbiamo già discusso all'interno del video, dove appunto annunciavo tutte le novità del Global, grazie appunto alla live stream che c'è stata a fine mese. Questo è il banner invece dove si può pullare, vedete, si ottengono le armi di Cloud, di Squall e di Lightning soltanto. Ecco, First Multi Draw is free. Esatto, quindi la prima multi sarà gratuita. Quindi poter ottenere la X di Lightning da qua sarebbe eccezionale. E poi ovviamente incomincia anche la campagna autunnale, tra virgolette, con la festività di Halloween. Tanta tanta roba, ci sarà tantissima roba all'interno del global. Ok, la 15 che si ottiene subito di Noel. Andiamo a vedere su eventi.
cosa abbiamo adesso a disposizione? Dovremmo avere la coop del capitolo, credo. No, ah, trick or treat e poi l'evento di Locke. Vediamo se l'hanno resettato. No, infatti, vedete, mi ricordavo bene. Non lo hanno completamente resettato. Questo perché? Perché ovviamente questo è un evento che è stato rilasciato apposta per permettere ai giocatori nuovi di reclutare Locke qualora non lo avessero, dato che nel banner non esisteva la stessa meccanica che c'è adesso, che quando pulli l'arma di un personaggio lo recluti automaticamente. Nel Jap non c'era questa meccanica e quindi avevano rimesso l'evento di Locke proprio per farlo reclutare. Qualora ovviamente un giocatore nuovo avesse trovato le sue armi e non avrebbe avuto il personaggio, quindi sarebbe stato anche piuttosto fastidioso. Qua invece abbiamo le nuove trick or treat, vediamo il negozio cosa ci dà. Gemme, ticket, parecchi ticket. Beh, non tantissima roba, vabbè, il classico shop che c'è. Invece voglio andare a vedere. Eccolo. Esatto. È possibile ottenere adesso una delle ex a disposizione, ovviamente acquistandola direttamente dall'ex shop. Perfetto, quindi finalmente è stato inserito l'ex token shop. Ma andiamo adesso nella parte succulenta. La prima multi è gratuita. Anche la prima multi di Noel sarà gratuita, quindi tanta roba. Mentre invece gli altri sono tutti quanti prezzi normali o scontati qualora appunto stiamo parlando dei weekly banner. Ah, si possono accumulare i PD token qua? Ah sì, qua in questo banner sì, certo, giusto, è normale. Vedete, mi manca soltanto Lightning. Va bene. Vediamo. Cominciamo con la prima multi di questo video, che non so se dividerò in due. Mi interesserebbe anche solo la ex di Lightning, a dire la verità. Perché così dall'ex weapon shop prendo qualcos'altro. Sarà una mono oro, ovviamente. No, la ex di Squall. Porca miseria. Ex di Squall, doppione. Vabbè, ex di Squall, doppione. Nulla di interessante, già ce l'abbiamo. Ripeto, l'unica ex che mi interessava ottenere qui era quella di Lightning. Purtroppo non l'abbiamo ottenuta. Non butterò neanche i ticket perché non ne vale la pena buttare i ticket su un banner del genere. Bene, andiamo. Ah, giusto. Ora qua sarà un bel casino. Prima multidraw free. Nessun connecting. La vedo male. Cambio al 7. Monooro, classico del global. Un'altra 15 di Noel. Vabbè, reclutato Noel, ovviamente. Bah, pessima, pessima free multi. Bene, ok ragazzi, qui sicuramente avrete visto un taglio perché ho fatto un po' di spazio all'interno del mio menu, cioè diciamo all'interno del mio inventario, non menu, scusatemi. E quindi possiamo cominciare finalmente con il pool per quanto riguarda le armi di Noel.
Ma io non volevo lock. Tra l'altro, senza connecting, senza niente, cioè così. Grazie al mio telefono che fa sempre le interferenze. Cioè, lock. Perché? Perché? Conclude così per ora la nostra ricerca di Noel. Ovviamente continuerò a tirare qualche altro ticket, probabilmente. Magari quelli che farmerò ancora su di lui, visto che comunque devo fargli le mastery. Tutti quelli che comunque farmerò in generale, vedremo, probabilmente li butterò su Noel. Mi è andata malissimo, perché ho trovato addirittura Locke. Cioè che a me proprio Locke mi fa cagare come personaggio, quindi proprio mi ha punito due volte il gioco. Ma vabbè, per ora direi che posso anche aspettare, non ho tanta premura. Vediamo nel frattempo di prendere i ticket dalle multiplayer, prendere i ticket dalle mastery e poi fare magari un altro video pull quando magari li accumulo tutti e li pullo tutti in una volta. O in live, vedremo, magari li pulliamo in live oppure farò un video pull. Direi che per il momento è tutto. Io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e buona fortuna per i pull e ci becchiamo alla prossima.